Galaxy S6 oppure LG G4? Scopritelo con noi nel nostro video confronto fra questi due top di gamma veramente impressionanti. Prima di cominciare però io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e soprattutto mettere mi piace, commentare e condividere il video. Eccoci con alcuni dei terminali più ambiti di questo 2015. Tutti insieme fanno quasi 2000 euro di valore, ma noi non ci spaventiamo della cosa e andiamo avanti con il nostro video confronto. Abbiamo S6, LG G4 ed S6 in versione curva, S6 Edge, qui sulla parte destra del terminale. Sono due dispositivi, S6 e S6 Edge, molto simili. Infatti, dopo aver fatto una breve analisi delle differenze di design, in realtà andremo avanti con uno solo dei due dispositivi. Gianluca, che dici? Partiamo col design, appunto? Iniziamo col design, che in effetti è una grossa differenza fra questi due barra tre device, insomma, fra questi due dispositivi e le due versioni di Samsung. Quello che forse ha il design un po' più particolare, un pochino che colpisce maggiormente subito di primo impulso, è l'S6 Edge, che con i suoi lati curvi, con questa stondatura lungo i lati lunghi, va a dare sicuramente una prima impressione più di impatto degli altri due device, che comunque rimangono molto belli. Finalmente Samsung evolve il suo design e inizia a utilizzare dei materiali un pochino più pregiati, perché abbiamo vetro e alluminio nel bordo. Rimane su dei materiali molto differenti LG, che continua a usare la plastica per la parte anteriore e le cornici, e in parte anche per la back cover, perché abbiamo anche delle back cover in plastica per il G4. Ma per chi cerca un elemento di design più particolare che dia una personalità tutta sua al G4, abbiamo anche queste back cover in pelle. Questa qui, quella nera con questa lavorazione martellata, non mi fa impazzire, però ce n'è una per esempio color cuoio che ha una lavorazione più raffinata, più fine, che a me piace molto, e che pur non essendo io un grande amante della pelle a scopo ornamentale, diciamo, devo ammettere che dà sicuramente a questo terminale una sua personalità molto forte. Differenze anche nelle dimensioni: 5,5 pollici il G4, 5,1 pollici i due Samsung. Differenze anche nella maneggevolezza, direi, vero, perché il più maneggevole forse è l'S6 normale, perché ha un po' più di cornice dell'S6 Edge, quindi si mantiene un po' meglio in mano, però i due Samsung pagano un pochino la parte posteriore in vetro, che tende a far scivolare un po' il device. Invece il cuoio dà un'ottima maneggevolezza, unito tra l'altro alla leggera curvatura di questo LG G4, che viene ripresa un pochino dalla forma del G Flex 2, che dà a questo terminale, nonostante le dimensioni abbondanti, una buona sensazione in mano e una buona maneggevolezza. Entrambi i dispositivi offrono una risoluzione QHD 2560x1440 pixel, che è quindi decisamente notevole e sicuramente regala una densità maggiore su S6 avendo un display più piccolo. S6 Edge ha un display della stessa qualità dell'S6 normale, leggermente i colori sono un po' slavati sui bordi, ma per il resto sono entrambi dispositivi ottimi sotto il punto di vista del display. C'è chi apprezza, diciamo, la fedeltà di colori del LG G4, del suo display LCD, c'è chi apprezza, diciamo come me, la saturazione molto ricca dei colori del Super AMOLED di Samsung. Sono due display comunque veramente, veramente fantastici. Ecco che Gianluca cercava una foto da farvi mostrare, la facciamo vedere sull'S6 Edge in modo tale da fare un rapido confronto a livello di colori di display, poi della fotocamera. Queste foto sono state scattate con entrambi i terminali, parleremo fra poco. Cambia moltissimo la dotazione hardware e software dei due terminali, entrambi basati su Lollipop, ma con due interfacce con i loro vantaggi e svantaggi. Dotazione molto ricca per S6 Edge con un processore Exynos, 3 GB di memoria RAM. Qui abbiamo un processore a 6 core con sempre 3 GB di memoria RAM. Memoria da 32 GB per entrambi i dispositivi, espandibile su G4, non espandibile su S6, prima pecca di questo dispositivo. Però bisogna dire che Samsung ha giustificato questa sua scelta di non fare una memoria espandibile anche col fatto che su questo S6 per la prima volta troviamo una memoria di tipo UFS 2.0, una memoria che per quanto riguarda la velocità di scrittura e lettura è davvero più elevata di tutte le altre MMC e memorie flash che troviamo sugli altri terminali, e forse è anche merito di questa memoria nuova che Samsung ha adottato sul suo S6 se il terminale riesce a essere così fluido e così scattante. Esatto, entrambi i dispositivi sono molto 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 veloci, ma secondo me quest'anno Samsung è stata più brava. Sebbene entrambe le interfacce non siano in alcuni aspetti bellissimi, la TouchWiz risulta essere più leggera, più snella, più veloce. Veramente è stata presa e modificata in ogni suo aspetto. L'interfaccia di LG non è così bella come quella di Samsung, sebbene
tutte e due non possono arrivare, secondo me, alla semplicità e purezza di Android stock, ma entrambi i dispositivi sono molto veloci, ma S6 secondo me risulta essere sempre un pelino più veloce. Basta vedere come apre la fotocamera veramente in un nanosecondo grazie alla pressione doppia del pulsante home. Siamo nella fotocamera, a questo punto ti lascio la palla per parlare di questo modulo. Abbastanza spinosa la questione fra queste due fotocamere. Entrambi i sensori hanno 16 megapixel. A corredo della fotocamera dell'LG G4 troviamo qualche sensore in più, perché abbiamo uno stabilizzatore ottico che lavora su tutti e tre gli assi e non soltanto su due, come fa quello dell'S6, e corregge qualche 2 gradi, quindi un pochino di più. Però forse come esperienza di uso immediato per puntare e scattare, il Samsung ci dà qualche cosina in più. Il nuovo terminale di casa LG però darà più soddisfazioni a chi ha voglia di mettersi a giocare con i controlli manuali, perché abbiamo su questo terminale un'interfaccia che ci permette dei controlli manuali molto avanzati. Possiamo andare a giocare in maniera veramente veramente completa, con tanti settaggi, con tanti parametri. Come potete vedere possiamo andare a impostare l'ISO, possiamo andare a impostare il tempo di scatto, il fuoco e addirittura il bilanciamento del bianco. Possiamo andare a impostarlo andando a modificare proprio la temperatura in gradi Kelvin della luce, e quindi possiamo ottenere foto un po' più ricercate, un pochino più elaborate, cosa che invece il Samsung Galaxy S6 non ci consente. E non dimentichiamoci che il G4 fa salvare i file RAW e quindi abbiamo dei file grezzi che si possono modificare di più in post-produzione. S6 Edge ha una modalità manuale in realtà anch'essa molto ricca, però non ricca come quella di G4. Appunto la differenza principale è il fatto di poter salvare i file in formato non compresso, che permettono una post elaborazione molto ricca, e l'interfaccia della fotocamera di LG sembra essere comunque molto più ricca. I settaggi che vedete qua sono notevolmente di più rispetto a questi, e soprattutto proprio l'interfaccia è pensata per un occhio fotografico di un utente molto esperto. Lato batteria, i due terminali si contraddistinguono per delle durate nella media, non ci fanno gridare al miracolo. Abbiamo una batteria da 3000 mAh rimovibile su LG G4, una batteria da circa 2600 mAh su Galaxy S6 ed S6 Edge. La batteria di S6 Edge non ci fa quasi mai arrivare a fine serata completamente soddisfatti, invece LG G4 diciamo ci dà un pochino di sicurezza in più. Entrambi i terminali offrono la ricarica wireless, entrambi i terminali offrono la ricarica rapida, quindi basterà veramente attaccarli al caricatore per pochi minuti ed ecco che avremo un 30-40% di batteria pronti per riuscire di casa e affrontare tutta la serata. Però su questo va dato, diciamo, un punto di favore LG G4. Sì, forse ci porta un pochino più facilmente con un uso stressante più in là nella giornata, però come abbiamo ripetuto spesso in vari videoconfronti, nessuno dei due ci ha dato le soddisfazioni che ci ha dato l'LG G2, che è il terminale che io posseggo ancora come mio telefono Android principale e che fino a poco tempo fa aveva anche Andrea come suo telefono Android. Però purtroppo non ce l'ho più e adesso mi tocca avere questi telefoni che durano troppo poco a livello di batteria. Questo era il video confronto fra LG G4 e Samsung Galaxy S6 e S6 Edge, eccolo qua, il suo fratellino piatto. Non dimenticate di andare nei link in descrizione per scoprire tutto sui dispositivi. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Per Ribble.com, Gianluca Cirignano e Andrea Ricci.